Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in questa nuova incredibile recensione. Quindi ecco qui la VP9. Questa pistola è stata fonte di discussione all'interno del negozio per parecchio tempo, perché sì, effettivamente ha un'ergonomia incredibile, sì, come performance è molto buona, ma una serie di problematiche che per alcuni possono essere sorvolate, per altri invece possono essere abbastanza rilevanti nello scegliere se acquistarle o no. Ecco che vi andrò a spiegare il perché e il per come credo che questa pistola sia quantomeno da prendere in considerazione. Sigla che poi partiamo. La VP9 Heckler & Koch, perché fa sempre ridere dirlo. Pistola a gas, quindi troviamo un caricatore GBB, un tempo era prodotta anche a CO2, ma è stata dismessa, disprodotta e nel 2015 più o meno era uscito il modello a CO2 e poi dopo è stata rifatta solamente di recente in modo tale che funzioni esclusivamente a green gas, quindi non è una pistola ibrida. Era presente anche in diverse colorazioni, adesso invece abbiamo solamente quella nera. Personalmente la preferisco, raramente mi piacciono le pistole TAN, fatta eccezione per rari, rarissimi modelli. Sì, sto guardando te, FNX45. Ovviamente stiamo parlando esclusivamente del mercato italiano. Probabilmente potresti ancora trovare in giro in vendita modelli a CO2, però sono ovviamente uno over due. Sono del 2015, sono modelli vecchi, su questa hanno apportato, speriamo, alcune modifiche essenziali. Questa, in particolare la versione Tactical, c'è la possibilità di trovare un modello molto simile, che è la versione urbana, normale, non Tactical, per così dire, che invece non ha ovviamente questo pirullo qui davanti, la volata a vista. Ve la avvicino in modo tale che possiate assaggiarne l'incredibile bellezza. Trovo che sia una pistola veramente molto bella e soprattutto ben pensata, ben progettata. Troviamo sia nella parte frontale che in quella posteriore del carrello le scanalature per andare a armare il carrello in maniera un pochino più semplice. Il grip, devo dire che è una delle cose che mi piace di più di questa bambola, perché oltre a poter ovviamente cambiare il dorsalino posteriore e metterne di varie misure, come ormai Glock ci ha abituato da anni, è possibile andare a modificare anche le guancette laterali in varie misure. Dopo vi farò vedere nell'effettivo cosa vuol dire andarle a cambiare e come appare. La parte frontale dell'impugnatura invece ha queste scanalature per le dita e se normalmente non sono un gran fan di questo genere di cose, in questo caso permette veramente alla pistola di gripparsi sulla vostra mano, anche se la vostra mano in realtà che si grippa sulla pistola, in maniera veramente perfetta. Ripeto, sono un SIG P320 user, sono un Glock 17 Gen 5 user e questo è uno dei pochi modelli che quando lo grippo trovo facilmente l'allineamento. Come peso troviamo 743 grammi di pistola per 201 mm di lunghezza. È sostanzialmente una 17 Gen 5, un pochino più pesante. I materiali ovviamente sono polimero per quanto riguarda la parte inferiore e il carrello invece è ovviamente in metallo. Devo dire tra l'altro che è fatto e realizzato veramente molto bene sia come verniciatura che come qualità dei dettagli. Sono presenti sul corpo della pistola tutta una serie di accortezze che generalmente non si trovano. Vi ho già anticipato che l'ergonomia di questa pistola mi piace veramente tanto e personalmente quando acquisto un nuovo modello di arma secondaria è essenziale che l'ergonomia sia buona e in questo caso ragazzi è veramente fenomenale. L'unica cosa a cui vi dovrete probabilmente abituare è il tasto di sgancio, che è simile a quello ovviamente dell'MP7, quindi dobbiamo andare a tirare giù questo dentino e sfilare il caricatore. Vi dirò però che per come è stato pensato, per quanto non sia a mio avviso comodo come avere il tasto di sgancio qui laterale, da puntamento sganciare e cambiare il caricatore è molto semplice. Chiusura dell'otturatore ambidestro, quindi lo troviamo sia sulla parte destra dell'arma che su quella sinistra, quindi se siete destrorsi lo potete sganciare dalla parte giusta, se siete sinistroidi potete sganciarlo dall'altra parte. Ovviamente il grilletto è in polimero e se non andiamo a premere essa, questa non va a sparare. Come tipo di scarrellamento suona molto bene, niente di che da notificare, e per quanto riguarda lo scatto è un pochino duro rispetto a Glock. Devo dire che non mi fa impazzire, allo stesso tempo se siete abituati a uno scatto un pochino più duro come quello della Beretta rispetto che di altri modelli, questa fa al caso vostro, solo questione di abitudine. Anche se in realtà quello della Beretta è pesante, non duro, così siamo tutti contenti. Per quanto riguarda le possibilità di customizzazione sono veramente ottime, fatta eccezione per una cosa che vi verrà detta dopo da il War Rage, perché è proprio un'entità il War Rage. Possiamo ovviamente andare a montare tramite la slitta che c'è qui sotto, torcia, laser, quello
che ci pare, la filettatura davanti è già predisposta per montare qualunque tipo di accessorio che monti a sua volta su un 14 CCV mm, quindi tutta la roba che mettete normalmente su un fucile, silenziatori, volate, altre robe, può essere montata qui. E per quanto riguarda il caricatore, questo è molto carino, è un po' diverso dal solito perché lo troviamo abbastanza luccicante rispetto all'opaco polimero a cui normalmente siamo stati abituati e tiene 22 colpi, lo standard. Caricatore molto carino, mi piace anche cosa hanno fatto qui dietro, è un po' diverso dal normale per indicare la quantità di colpi e ovviamente lo andiamo a caricare da sotto. In questo caso trovate l'adesivino che impedisce allo sporco di entrare all'interno della valvolina. Un altro pregio della pistola, come ho detto, sono i materiali, però lo voglio reiterare due volte perché per esempio anche il fondello del caricatore è fatto in ottimo materiale. Io con Glock sono abituato a spaccarne due o tre l'anno e dover piangere lacrime amare quando li devo rifare o addirittura cercare di farmeli stampare da qualcuno. Quindi in questo caso trovo che tutte le leve, tutti i tasti e il resto siano fatti sia di ottimo polimero che di ottimi metalli. A tal proposito vi dico le ultime due cosine per poi spostarci a altri rosei argomenti. Essendo questa la sorella maggiore della Walther PPQ, anche se noi nel mondo del soft air non siamo abituati, troviamo un indicatore di cane armato, di carica o come lo volete chiamare. In poche parole, quando andiamo ad armare la pistola, troviamo il puntino rosso che ci indica che appunto che il cane è armato e che se andiamo a premere abbiamo il colpo in canna, comunque il cane armato, lo ripeto per l'ultima volta. Altra cosa molto carina è il fatto che, oltre alle scanalature per andare ad armare più facilmente il carrello, troviamo anche queste pinnette laterali che ci permettono ovviamente di gripparli in maniera un pochino più solida. Ah, ovviamente se andiamo a sparare, questo torna dentro. Ovviamente questa feature è comoda se non girate già col colpo in canna, quindi la pistola nel caso è armata o no. In generale è sempre opportuno fare un check perché non ci ricordiamo mai se l'abbiamo caricato o meno. In questo caso non dobbiamo rimuovere il caricatore, aprire e guardarci dentro, ma ci basta appunto andare a visionare se effettivamente abbiamo armato il colpo. Per quanto riguarda gli interni, non fanno gridare al miracolo, allo stesso tempo sono nettamente superiori rispetto alla maggior parte delle pistole. Dobbiamo smettere di prendere in considerazione come interni esclusivamente i top player, perché ovviamente bisogna scendere a compromessi. Regolazione dell'opaco ovviamente si può fare rimuovendo completamente il carrello, quindi smontando la parte superiore della pistola. Mi raccomando, togliete il caricatore, sennò ovviamente ve la blocca. Tipo di sgancio è uguale a quello della P320 sostanzialmente, quindi troviamo questa levetta a giro a mezzaluna, basta tirarlo indietro in modo tale che si vada ad allineare qui e ci permette di andare a sganciare in maniera molto facile il carrello. Tra l'altro, non ve l'ho mai detto, questo sistema di sgancio del carrello è 100 volte migliore a mio parere rispetto a quello della Glock, che invece è molto macchinoso e mi sta anche un po' sullo stagno. Per regolare l'opaco quindi ci basta fare questa cosa qui, troviamo la rotella interna solita, detto così non sarebbe neanche male, se non che se siete maniaci della pulizia dell'arma, andare a smontare completamente canna interna, canna esterna e ovviamente T-O-Pup è un pochino un casino, perché a differenza delle pistole normali che hanno solamente una molla che tiene spinto tutto, qui ce ne sono due, ce n'è una che permette di far ritornare ovviamente il carrello in posizione e una che tiene insieme canna esterna, canna interna e T-O-Pup. Questa cosa è un pochino un casino perché quando la dovete smontare la prima volta, se fate troppa forza e non la smontate in una maniera corretta, rischiate di spappolare la molla, rovinare la molla e dovete prenderne un'altra. E allo stesso tempo, quando la dovete rimontare, non è per niente tollerante. Quindi se non la rimontate esattamente come vuole lei, questa poi non si va a incastrare, i componenti non combaciano e ci dovete tirare un paio di madonne. È un pochino una rottura di scatole, allo stesso tempo, come tutte le cose, una volta che imparate a farlo, il tempo per farlo si dimezza o si trimezza. Detto ciò, io mi fermerei e lascerei la parola a qualcuno che sul canale manca da un pochino, che tra l'altro vi farà vedere direttamente la sua, perché questa pistola è stata adottata da qualcuno all'interno del Monopoly per giocare. Quindi chi meglio di lui può parlarvi delle performance, delle cose che non vanno tanto. È War. Chiaramente War. Ciao ragazzi, sono War. Ho 5 ore di sonno, quindi non giudicate le mie espressioni e il mio colore. Quella che vedete qui è la mia VP9, perché sì, in un raptus di follia ho preso una VP9 in sostituzione a una PPQ. Lasciate stare l'accessorio rompifiamma, l'accessorio torcia da pistola. Concentriamoci unicamente sulla replica. Come ha detto Red, è una
pistola, come posso riassumerlo, un po' più ampia rispetto alle altre, perché ha degli optional e può raggiungere delle feature che altre pistole si sognano, non altre. Il 99% delle pistole si sognano, da software ovviamente. Però ha anche dei difetti che di fatto su altre pistole non esisterebbero neanche. Hanno fatto delle minchiate, ma banali, di progettazione, adesso le andiamo a vedere, che su una Glock non esistono, e neanche su questa dovrebbero, essendo praticamente sorelle e con lo stesso sistema. Un esempio davvero banale può essere la mollettina che hanno aggiunto qui dentro, che tiene unita la canna esterna e la canna interna. Questa cosa vuol dire che voi, per smontare la pistola, dovete sempre tenere con le vostre ditina unite canna esterna e interna, perché se le fate separare si tira la molla, si strappa, e sto costa che la trovate di ricambio. E poi un bug che affligge 4,9 su 5 è che quando voi andate a smontarle, siete lì per rimontarle, coincidono tutte quante, tutte le guide come dovrebbe essere, e non si chiude. Cioè, questa levetta che andrebbe semplicemente ruotata, non ruota. Ci siamo, raga. Abbiamo creato il bug. Io sono perfettamente allineato, la pistola non l'ho neanche smontato, ho solo girato la levetta. Non mi sono spostato di un millimetro, ma lei ha smesso di chiudersi. Raga, se qualcuno sa il trucco, perché ce l'ha già la VP9, noi ci siamo spaccati la testa a aprire e chiuderla 4.000 volte, non troviamo quale sia davvero il bug di questa pistola. Per darvi un'idea, il problema è semplicemente la quantità di vernice posta in questo punto qui, quindi andandola a levigare o a togliere in generale il problema si risolve. Chiaro che sarebbe stato preferibile se ci avessero pensato loro. Gli interni, come vedete, sono spettacolari, molto pulita anche dopo che è stata utilizzata. Questa non è quella nuova, quella di War. Regge molto bene, l'unico problema è che regge fin troppo, perché se si fosse andata a levigare un pochino di più. La domanda dunque che ti faccio è: perché hai preso questa pistola? È un'ottima domanda e c'è anche un'ottima risposta. L'abbiamo richiusa. Questa pistola è interessante perché, intanto, per la gente a cui fa schifo la Glock, come sottoscritto, come estetica, gusti personali, è molto, molto, molto più accattivante. Inoltre è anche molto, molto, molto più ergonomica, perché guardate questa impugnatura. Non è... Vedete che io ho messo, ad esempio, le impugnature laterali in taglia L e l'impugnatura posteriore in taglia S. Questo mi ha permesso di poter personalizzare l'impugnatura perfettamente col mio tipo di presa, esattamente come grossa la mia mano. Potete addirittura mettere la sinistra S, la posteriore L, la destra M, fare quello che vi pare. L'indicatore di carica è personalmente molto bello e molto comodo, ma soprattutto hanno cercato, nella loro imbecillità, perché di fatto hanno fatto questo, di rinnovare un po' l'interno. Abbiamo un gruppo aria diverso rispetto alla media, ricorda molto la Real Steel, la Glock Real Steel, quella da 400 euro, e anche la potenza del rinculo è molto simile a quella della Real Steel, seppur il carrello pesi decisamente meno, quindi è meno profondo. E la possibilità di essere customizzata anche in volata mi ha buttato su questa pistola qui. Vengo dalla PPQ, è la sorella più piccola con meno optional. Sono contento di questa? Sì, lo rifarei, sì, perché di fatto preferisco perdere quel secondo in più per richiuderla, minuto più che secondo, per richiuderla, piuttosto che dovermi accontentare di una pistola che magari non mi soddisfa pieno come feeling, come prestazioni e come ergonomia. Ergonomia con totale. Guardate la customizzata, guardate come la luce riflette bene su questi polimeri dell'impugnatura, guardate come sta bene sopra un rompifiamma. Dove la trovate una pistola così bella? Grazie, è stato un piacere, come al solito ci vediamo tra altri 8 video. Bene, direi che War è stato abbastanza esaustivo nello spiegarvi esattamente cosa vuol dire possedere questa pistola e giocarla. Dal mio punto di vista non c'è altro da aggiungere, se non che effettivamente da Glock Lover è un modello molto interessante, soprattutto dal punto di vista dell'estetica, e che soprattutto qualunque pistola vi obbligherà a mettere in conto che ci sono dei sacrifici da fare. La cosa divertente ovviamente è che su questo modello ci sono dei sacrifici da fare che sono esclusivi suoi, perché al resto funziona tutto. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo incredibile sabato, vi auguro un bellissimo weekend e soprattutto vi auguro di controllare in descrizione, perché oltre al link di questa incredibile pistola trovate il link di tutte le cose più importanti. Prima di tutto ovviamente il nostro negozio Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, da cui potete acquistare questa pistola e un sacco di altra attrezzatura. Trovate il link anche del canale secondario in cui si pubblicano altri video e soprattutto di
Instagram, sia mio che del negozio, in cui pubblichiamo vari contenuti che ovviamente su YouTube non possiamo mettere. Non c'è rispetto. Detto ciò, io ho finito. Vi auguro delle buonissime vacanze se non ci siete ancora stati e un buon rientro alla vita mondana. Qui da Red è tutto e come al solito, stay hungry! Soft air e tattica ad ottimi prezzi. Smettetela subito di ridere.